Riavvolgiamo il nastro e lo portiamo indietro. Bentrovati ragazzi nell'appuntamento domenicale di Papà in Cucina. Questo programma lo vedete soltanto la domenica alle 13. Ho notato molte persone che hanno menzionato le arancine o l'arancino, per chi lo chiama arancino. Mi auguro riesca a fare quello che voglio fare. Non perdiamoci in barbabietole, perché oggi gli ingredienti, come voi vedete a tavola, sono un casino. Il riso, che ringrazio un amico che me l'ha regalato ieri, perché qui in Sicilia di questo non se ne trova, tranne che se lo ritiro. Olio di semi per friggere, olio d'oliva, vino per sfumare, alloro, noce moscata, piselli, pepe, macinato di bovino. Vi ricordate il famoso macinato del bovino? E non il bovino macinato, come magari voi immaginate, perché quello è brutto. Il macinato di bovino, non so se mi senti. Poi abbiamo concentrato di pomodoro, parmigiano reggiano, 160 g di farina e 200 g di acqua per fare la lega, che poi andremo a visionare come si fa. Poi abbiamo una cipolla, tre carote, il sedano. Naturalmente in tutto ciò ci va lo zafferano, 4 dadi Brodo Star e poi la classica. Iniziamo a fare le cose. Prima prendiamo la cipolla. Raga, io cipolla non ne mangio. Ve lo immaginate che cipolla non ne mangio? Eppure sto facendo queste cose. Nella nostra postazione del mix mettiamo la cipolla, un goccio d'olio. Questa è la cipolla come è diventata. È diventata crema di cipolla. Eccolo. Come? Devi vedere se è venuto. Ma non scherzare con le cose se. Tagliamo le carote. Le peliamo. Non vi tagliate le ditini. Certo, le mie non sono ditini comunque. Tagliamo le carote. Grattugiamo. Vabbè, grattugiamo, tagliamo, Giuseppe, arremeniamo. Sono tutti verbi. I verbi non si capiscono, i verbi. Ma tutti verbi sono, no? Quando uno dice verbi non li menziona tutti. Io qua sono. Dov'è lei? Qua io sono. Ah, non devo guardare i suoi occhi. Però c'ha la luce blu negli occhi. C'ho la luce bianca. Piano, piano, piano. State attenti sempre alle ditini. Ci mettiamo metà cipolla e tagliamo l'accia. Che cos'è? L'accia naturalmente è per i siciliani. Se noi la dobbiamo chiamare per gli italiani, la chiamiamo come la chiamiamo, Peppe, che non mi viene per ora. Sedano. Sedano. Praticamente nel sughetto diventa più piccolo. E allora io lo taglio abbastanza piccolo, così lui già diventa piccolo. Diventa piccolo. Capito come diventa piccolo? E quelli che non hanno capito, per il sottotitolo, diventa sempre piccolo. Mettiamo tutto nella ciabatta e la padella. La ciabatta non c'entra niente, perché quando io praticamente l'ho sdivacato, qualcuno mi è andato nella ciabatta. Ecco perché ho detto un attimo che la prego. E ora soffriggiamo un pochettino. Mettiamo un po' d'olio d'oliva extra vergine. Deve essere prima vergine e poi extra. Poco. Naturalmente qui possiamo usare il detto quanto basta. Arrimeniamo. Per quelli che non mangiano cipolla, io ho messo qui dentro all'interno la cipolla. Come vedete non si vede più, perché era crema di cipolla. Quindi in pratica, non in teoria, ma in pratica, io me la posso pure mangiare. Quella di mio padre non è un'allergia o un'intolleranza, perché molti pensavano semplicemente non gli piace proprio il sapore, però se non l'avete la consistenza. Mettiamo l'estratto di pomodoro, ci mettiamo un po' d'acqua, così scioglie. Ascoltami Giuseppe, sembra che qua deve cucinare. E nel frattempo siamo andata via la luce, tranquilli. È il blue Tinder, ragazzi. Da noi è il blue la Tinder. Luce. Ma poi vedi, ora sto facendo anche un video notturno, ragazzi. Mi piace il video notturno. Da me si fa tutto.
cazzo. E arremeniamo, e arremeniamo, e arremeniamo. Cosimo, accendi il gruppo. Quando lo vedete così, così dice, dicete, però non si può dire, vero? No, dicete, dicete no. Come si può dire dicete? Dite. Di. Però non tutto assieme, perché sennò io mi confondo. È uno a uno, quando dicete a uno a uno. Allora, praticamente. Un minuto, beh, sono concentrato nel pomodoro. Sono concentrato nel pomodoro. Ci buttiamo il caporeato da noi. Da voi, come si chiama questo? Ditelo tutti voi, perché io non me lo dico. Quanto era di peso? Questo era mezzo chilo di caporeato. Queste arancine le ho studiate e li facevano così 50 anni fa. Di conseguenza, voi così non li vedete in nessun posto. Da noi non li fanno così. Ora io vi faccio vedere come li facevano 50 anni fa in Sicilia. Un pizzico di noce moscata quanto basta. Un pizzichetto di peperini. Il pepe bianco. Ma scende o non scende? Prende, pa! Basta, che brutto! Quando basta. Poi ci andiamo a mettere un pizzico di alloro, dopo un pizzichino, e arremeniamo. Facciamolo sfumare il vino quanto basta. Ma questo è il vino bianco, penso sia. Sì, il vino bianco, quello, quello, di... quello da 2 euro. No, 50 centesimi. Questo me l'hanno regalato, sinceramente. E c'è ancora meno. Quanto stai spendendo per il suo piatto? Stiamo spendendo per tutte cose circa 15 euro. Perché poi io non ci ho messo il gas, non ci ho messo la mia mano d'opera, naturalmente. Che se no. E che oggi sono sbracco. 10 puntate fa, che ero nessuno. Oggi sono diventato sgracco. Cui... Il ristorante devi aprire, il ristorante sgracco. 20 grammi di sale. 20 grammi. Un chilo 20 grammi, io pesi i millimetri, figurati, vuol dire 20 grammi come li peso, dai. Lasciamo a cuocere il tritato a fiamma bassa, così lui più stringe meglio è. Abbiamo messo 2 litri d'acqua e ora ci mettiamo 4 dadi. 1, 2, 3 e foa, attuffiamo. E deve bollire quella? Quella ora deve bollire, beh. Mentre il ragù, ragazzi, cucina, perché vuole giustamente un bel po', almeno un'oretta abbondante, noi facciamo un'altra cosa. Facciamo la lega per le arancine. Mettiamo i 160 grammi di farina all'interno della scodella e i 200 centilitri di acqua. Naturalmente sempre li arremeniamo. Però se li arremino lo devo dire o non lo devo dire? Deve essere questa consistenza. Alzate e come vedete come esce. Mettiamo i piselli all'ultimo, perché i piselli li abbiamo presi, come voi vedete, che già sono cotti. Vediamo che li assaggio, perché forse è quello che li sbaglio. Già sono belli spatti. E mescoliamo. Ci lasciamo un pochettino di bave per finire tutto il condimento. Che se no non va bene. Com'è? Com'è? Buono. Che mi sento tutto. Mamma mia! Le tue bave. Queste sono le bave di mio figlio Pepo. Come sono, Pepo? Buono. Il tutto va bene, lo scendiamo e lo posizioniamo a raffreddare qui. Prendiamo 600 grammi di riso e lo iniziamo a preparare. 600 grammi di riso. E ora che si offre... E ora che il ragù si è raffreddato un pochettino, andiamo a prendere maci. Niente, non ve lo potete immaginare. La menta e la mettiamo nel piatto. Mettiamo la fragranza della menta. La menta la dovete mettere quando le cose sono quasi, non quasi fredde, diciamo non troppo calde, perché poi la menta all'interno del piatto praticamente si ossida e noi non dobbiamo fare ossidare questo gusto particolare che ci rende i piatti ricchi di gusto.
iniziamo a fare il riso, accendiamo il fuoco a fuoco lento, iniziamo a mettere la mezza cipolla che era rimasta, l'olio, mescoliamo un poco. Appena inizia la cipolla a ballare nell'olio, prendiamo il riso e lo facciamo tostare. Raga, queste cose sono cose importanti, eh? Non dimenticate. E dobbiamo mescolare. Questo ve lo dico perché il gusto è qui proprio del riso. Lo vedete che è un po' tostato? Quando lo vedete così brunito, qualche chicco, si inizia a mettere il vino. Quando il vino già non c'è più, è secco nuovamente, dobbiamo iniziare a mettere acqua, o perlomeno questi 2 litri d'acqua che avevamo preparato prima. Mettiamo lo brodo qua, acqua, brodo, e mescoliamo. Abbiamo messo due litri di acqua. No, di acqua no. Di brodo, per... perché dice di acqua? Che è sbagliato! No, abbiamo messo 2 litri di brodo. Prendiamo il condimento come facevano 50 anni fa tutte le nonne e ci mettiamo la metà di questo condimento nel riso, perché così si fanno le arancine. Certo, andare a mettere tutto il condimento nel riso, immaginate quanto può costare poi un'arancina. E mescoliamo. Arrivati a questo punto spegniamo il tutto, lo lasciamo riposare, mettiamo 3 cucchiai di parmigiano, 1, 2 e 3, e mescoliamo il tutto. Abbiamo preso lo zafferano, l'abbiamo messo qui perché l'ho dimenticato, e andiamo a colorare con lo zafferano il riso che abbiamo fatto. Ok, vuoi assaggiare, Peppu? No, vai, prova, com'è? Che sapore, guardatelo mio figlio. Cioè, puoi fare il risotto. Questo è il risotto alla milanese, beh. Arrivati a questo punto lo mettiamo a raffreddare come abbiamo fatto con il condimento. Siccome ora dobbiamo preparare le arancine, ho pensato che la mozzarella, ragazzi, ci sta benissimo. E... bellissimo! Se n'è andata la luce. Sempre routine, questo è sempre routine. Trovo al buio! E taglio la mozzarella. Quando vado a fare le palline di riso, ci metto un pezzettino di questa mozzarella dentro la pallina di riso. La mollica, la mettiamo qui dentro. E ora mi dovete seguire bene, perché la mia mano sarà la forma dell'arancina. Di conseguenza, quando io vado ad avvolgere l'arancina, li faccio tutti a misura. Guardatemi bene. Ed eccola qua la nostra prima arancina! Ragazzi, per la prima volta voglio provare io. Siccome ho visto mio padre fare queste 2 arancine, guardate come sono perfette. Non credo mi verranno mai così perfette a me. Le mettiamo un attimino un po' qua. Sembra che devo prendere un po' di questo condimento. Sto facendo giuccio! No, più fine deve essere. Più fine deve essere. Mizzichina! Più fine deve essere. Però, signor cuochi, ma lo deve dire prima lei per a me. No! No! Non ti dimenticare di metterci la mozzarella. Vedete che non è facile, perfetto. No, forse assai, forse. In effetti c'è. No, assai, perché poi esce tutto. Sì. Ok, ci va un pochettino di sì. Più il tappo, dai. Io qua l'unica cosa che ho mai cucinato è stato il latte con i biscotti. Cioè, ragazzi, io non so se notate la perfezione. Guardate la rotondità. Devi fare un mondarozzo. Un mondarozzo? Che da me si emoziona, capisci? Dai, qua che mondarozzo. Pare il Vesuvio. Ma scusami, lo vedi quando mio dove? Cioè, la mia è più grossa, mano. No! Comunque, raga, pure una mano inesperta. Cioè, le sto facendo io, credetemi, che io in cucina sono l'antitesi della cucina. Mi piace questa parola, l'antitesi. L'antitesi, sapete che cosa significa? Tipo l'antico, papà. Mettiamo un po' di sale nella mollica e un po' di sale nella lega, che poi la mescoliamo. Prendiamo un'arancina e cominciamo a legarla. Stiamo attenti se si rompe.
piano piano si ci butta di sopra e la facciamo colare, bella colata, e la buttiamo nel mollito e la sagomiamo come deve essere. Inizia a vedere già l'arancina. E queste sono le nostre arancine. Mettiamo l'olio a riscaldare, aspettiamo un poco che lui riscaldi. Si inizia ad immergerli nell'olio. Guardatemi, guardatemi, guardatemi. Lei appena comincia a colorare, io la giro. Guarda Peppe, guardala. Eccolo. Grazie. Ragazzi, signori, guardate qua ragazzi, ma c'è un'impanatura perfetta. Signori, voilà! Uno e due, le nostre arancine sono terminate. Queste sono le arancine siciliane. La taglio con il coltello. No, se ne andò la luce. Vabbè, meglio si vede, dai. Facciamo l'assaggio al buio per la prima volta, guardate ragazzi. Guardate ragazzi. Buon appetito. Ragazzi, mi dovete credere, wow, vi chiedo scusa, siamo a buio, ma se ne va la luce, noi non abbiamo l'Enel, abbiamo il fotovoltaico, è notte, si sono scaricate le batterie e quindi, ragazzi, le arancine sono buonissime, come sempre ringrazio mio padre per averci portato questa ricetta, io spero vediate, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un pollice in su qui sotto al video, commentate, condividete. Ciao ciao, vi voglio bene a tutti. Voglio vedere chi mi vuole bene di voi se lo trovo in hashtag. Ciao!